Amici di Mondo Futsal, benvenuti al Pala Bianchini di Latina. Quinta giornata del campionato di Serie 1, di fronte l'Axet Group Latina e la Lollo Caffè Napoli. Per il Latina la possibilità di riscattare l'amaro capo interno con il Pescara. Direttore di gara, batterà per prima il Napoli, semaforo verde, si muove Maina, esce dal blocco Battistoni, la chance per Battistoni che va con il destro, botta sul pallone. Vega, la conclusione, Chicchio, inserimento di Bacoli, sempre Avellino, la chance con il destro, ci mette le mani Tatonetti, torna da Battistoni, occhio al 2 contro 1 della Lollo Caffè Napoli, pallone per Vega, arriva il vantaggio da parte della Lollo Caffè Napoli, pallone scaricato a destra per Maina, sempre dentro per Avellino, va la conclusione, il palo per Battistoni, controlla le finte, Battistoni defilato, va con il sinistro, la sterzata, Battistoni con il destro e arriva Maina a depositare in rete per il pareggio dell'Axet Group. Va Bico per botta, prova a liberare il sinistro, Chicchio ci mette il piede, quindi va Arnaldo Pereira che sceglie Battistoni da sinistra, la conclusione di Battistoni, bene per Battistoni che prova a passare in mezzo a due, arriva Maina con il destro, ancora Maina, Maina, sempre Maina, ancora Maina, si continua a giocare con Vega che va da sinistra, Vega, 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 il salvataggio di Arnaldo Pereira, pallone scodellato in aria, arriva il gol del 2-2 di Avi Rodriguez, lasciato colpevolmente solo, parte dei giocatori della Lollo Caffè che recuperano il pallone con Avi Rodriguez, ancora Avi Rodriguez, l'apertura per Rocha, la conclusione Chicchio, Avellino per Maina con il sinistro, botta, arriva Avi Rodriguez, porta il pallone avanti con la suola, Chicchio in due tempi, poi Rizzo va in pressione, Borca Blanco, il numero di Rizzo, attenzione a Rizzo, ne ha saltati due, va uno contro uno anche con Battistoni, la conclusione sempre Borca Blanco per Arnaldo Pereira, va la conclusione diretta in porta, ancora Arnaldo Pereira, può toccare per Borca Blanco, è così, poi Avellino bene per Battistoni, la finta in area di rigore, Battistoni, ancora Avellino di prima per Maina, pallone per Borca Blanco, il piazzato, ancora Maina, la finta splendida per Avellino, Maina defilato a destra, attenzione inserimento in area di rigore di Arnaldo Pereira, pallone scodellato dalla parte di Avellino, un gioiello di Avellino, Eurogol, avanti Latina ancora una volta, può andare l'argentino, se ne va da destra, ancora Avellino, il pallone dentro con il tacco, mamma mia Arnaldo Pereira cosa ha fatto con il tacco in Latina sull'asse Avellino, Arnaldo Pereira recupera Latina con Battistoni che perde però il contatto con il pallone, la conclusione Chicchio ci mette la pezza, con Avellino torna su Bico, ruba il pallone per Maina, Maina con il tacco, Avellino di prima per Borca Blanco, il palo, poi Rocha, serve Vega, attenzione la possibilità per Rizzo e c'è il gol di Avi Rodriguez che riapre la sfida, Rocha, Bico, proprio lui, va la conclusione con il sinistro, il palo clamoroso, poi ancora ci prova Vega, attenzione a Battistoni, siamo già dall'altra parte, il pallone al centro per Arnaldo Pereira, pallone per Rizzo e la gran parata da parte di Chicchio che invece è per Maina che prova a proteggerlo, a far scorrere i secondi, il tacco splendido per Borca Blanco, la transizione perfetta del Latina, che cosa hanno fatto Maina e Borca Blanco, quindi Rizzo la possibilità per la Lollo Caffè con Chicchio che dice di no a Davi Rodriguez, ultimi 12 secondi di gara con Maina da destra, può andare uno contro uno con il tacco splendido per Avellino che spacca la porta, 6-3, gioco, partita, incontro, finisce qui, vince l'Axet Group Latina 6-3 contro la Lollo Caffè Napoli davanti a uno straordinario pubblico, da Davide Mancini è davvero tutto, un saluto agli amici di Mondo Futsal.